Amici sportivi, amanti del grande wrestling, benvenuti a un nuovo appuntamento con le telecroniche delle pandite. Quest'oggi siamo a Heat, puntata del 5 maggio 2002. Qui vediamo l'ingresso di Rob Van Dam. E qui vediamo Rob Van Dam che all'epoca aveva perso il titolo intercontinentale da Eddie Guerrero in quel di Backlash giusto una settimana prima, e ovviamente Rob Van Dam ha richiesto a Eddie Guerrero la possibilità di avere un rematch sempre per quel titolo. Ma quest'oggi si presenta a Heat, quindi apparizione rara per Rob Van Dam a Heat, e qui vediamo l'ingresso del suo avversario, ovvero Just Incredible. E quindi uno scontro fra due ex ECW, Rob Van Dam e Just Incredible. La cosa bella è che Rob Van Dam, nonostante sia uno dei personaggi, se non il personaggio più iconico della ECW, non è mai stato campione mondiale nella federazione di Paul Heyman, perlomeno per quanto riguarda la versione originale della ECW. Just Incredible invece sì. Just Incredible, se non sbaglio, nel 2000 è stato campione del mondo della ECW. Quindi Rob Van Dam e Just Incredible si ritrovano qui a Heat. L'arbitro è Charles Robinson, qui siamo a Buffalo, alla SBC Arena. E si parte subito con un clinch al centro del ring, con Just Incredible che lancia Rob Van Dam all'angolo, poi gli indica la via da seguire. E poi Rob Van Dam gli dice, è bravo lui, però io sono Rob Van Dam, sono l'intero fottuto show. Questo è il soprannome di Rob Van Dam di ECW, ovvero The Whole Fucking Show, perché Rob Van Dam veramente in alcune occasioni veramente rubava la scena a tutti quando si esibiva nella ECW. E qui attenzione, diagonale, doppio calcio per Rob Van Dam che fa volare Just Incredible e poi lo colpisce con un spinning heel kick. Attenzione, schieramento 1-2, no, sono contro di due da parte dell'arbitro Just Incredible e da parte dell'arbitro Just Incredible, ok sì signore, da parte dell'arbitro Charles Robinson. Vabbè, ormai l'Alzheimer e la demenza senile ormai sono ben presenti nella mia vita, quindi come dire, rassegnatevi che dirò spesso qui, farò spesso questi strafaccioni al commento. Qui sicuramente chi non fa strafaccione è Rob Van Dam, che va con uno standing moonsault veramente molto molto bello, poi tenta lo schieramento ma ottiene solo un conto di due da parte dell'arbitro Charles Robinson. L'arbitro è Charles Robinson, non Just Incredible. Just Incredible è l'avversario di RVD. Fun fact del giorno, questa che super kick, attenzione, scusate, grandissimo super kick da parte di Just Incredible che poi va per lo schienamento ma ottiene solo un conto di due da parte dell'arbitro Charles Robinson. Il match continua con Just Incredible che fa un po' il verso a Rob Van Dam, gli dice, ehi, sono io l'intero futuro show. E a proposito di show, fun fact del giorno, questa puntata di Heat è l'ultimo show in assoluto targato WWF, perché poi dalla successiva puntata di Raw la WWF cambiò ufficialmente il nome nell'attuale WWE. Nel frattempo Just Incredible è andato con uno sit down powerbomb eseguito in maniera assolutamente valida, ha tentato anche lo schienamento ma ottiene solo un conto di due. E qui attenzione, Just Incredible va con una side headlock, diciamo che l'ex membro dell'X Factor qui in WWF vuole mantenere bassi i ritmi dell'incontro, perché sa che se cerca di dare un'impennata al tutto, poi come dire, Rob Van Dam ne potrebbe approfittare, perché lui sulla velocità, parlo di RVD ovviamente, è veramente un maestro. E qui guardate Just Incredible che batte Rob Van Dam trascinandolo per i capelli. Ancora Just Incredible, a rip su Rob Van Dam. RVD, guardate qui l'agilità di Rob Van Dam che va poi con uno spinning kick su Just Incredible. Gran mossa
Questa da parte di Rob Van Dam. Anche se qui subisce, qui c'è uno scambio di colpi tra i due. Vediamo chi avrà la meglio. Ovviamente Rob Van Dam che spazza via Just Incredible, poi lo colpisce con il suo classico Rolling Thunder. Attenzione, schieramento 1, 2, no, solo conto di 2 da parte dell'arbitro Charles Robinson. Il match continua con Rob Van Dam che va di nuovo all'attacco di Just Incredible all'angolo. Attenzione agli sweep rovesciato da Just Incredible. Attenzione, Rob Van Dam fa mandare Just Incredible fuori giri, poi se lo carica sulle spalle. Attenzione, Rolling Senton da parte di Rob Van Dam che poi va con un moonsault dalla seconda corda. Schieramento 1, 2 e Rob Van Dam è andato molto vicino alla vittoria in questa occasione, in questo frangente. Poi Rob Van Dam capisce che per avere la vittoria, per ottenere la vittoria in questo incontro, deve andare per la sua mossa finale, la 5 Star Frog Splash, eseguita alla perfezione, e ovviamente c'è il conto di 3 vincente. Vittoria per Rob Van Dam in questo match qui a Heat su Just Incredible, e sulle immagini del replay della 5 Star Frog Splash vista anche da un'altra angolazione arriva il momento dei saluti. Io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima, sempre qui su YouTube.